Ciao amici e ciao amiche di NBA Passion, qui è Carmen che vi parla e state ascoltando il podcast Carmen into Basketball. Tramite questo progetto affronteremo insieme tante tematiche, alcune più spinose e altre meno, ma tutte con un unico comune denominatore, l'impatto che hanno avuto sullo sport. Questa è la puntata numero 2 della seconda serie di questo podcast e oggi parliamo di un tema molto molto delicato. Oggi parliamo di un diritto umano che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso di negare alle donne del proprio paese. Oggi parliamo di aborto. Innanzitutto, che cos'è l'aborto? Può sembrare banale perché è risaputo, ma è sempre meglio ribadirlo. L'aborto è l'interruzione di una gravidanza prima della 20ª o 22ª settimana, ovvero il periodo in cui il feto non è capace di vita extrauterina, con conseguente espulsione del feto o embrione dall'utero, e può avvenire spontaneamente oppure essere procurato. Nel caso dell'aborto indotto, solitamente i metodi utilizzati sono due: aborto chirurgico e aborto farmacologico. Per quanto riguarda l'aborto chirurgico, la metodologia dipende dal periodo di gestazione. Entro le prime 8 settimane di gravidanza viene utilizzata una tecnica chiamata isterosuzione, che consiste nell'aspirazione dell'embrione e dell'endometrio attraverso una cannula che viene introdotta nell'utero. Dall'8ª settimana alla 12ª settimana si eseguono invece la dilatazione e la revisione della cavità uterina e in questo caso è prevista anche la dilatazione della cervice per poter utilizzare una cannula di diametro maggiore. L'aborto farmacologico non richiede invece il ricorso ad un intervento chirurgico. Viene introdotto un farmaco, il mifepristone, la cosiddetta pillola RU486, oppure pillola abortiva, più semplicemente. Il farmaco abortivo è solitamente associato al misoprostolo, che è un medicinale che viene assunto 2 giorni dopo, inducendo le contrazioni uterine che favoriscono l'espulsione dell'embrione. La sentenza Roe vs. Wade era la legge che tutelava il diritto delle donne negli Stati Uniti di interrompere una gravidanza. E prima di tale sentenza, l'aborto era disciplinato da ciascuno Stato federato con una legge propria. In almeno 30 Stati era previsto come reato e non poteva essere praticato in alcun caso. In 13 Stati era legale in caso di pericolo per la donna, stupro, incesto o malformazioni fetali. In 3 Stati era invece legale solo in caso di stupro e pericolo per la donna. In altri 4 Stati l'unico requisito legale era la richiesta da parte della donna di un'interruzione di gravidanza. Norma McCorvey, chiamata Jane Roe a fini processuali per tutelare la sua privacy, nasce in Louisiana nel 1947 da genitori di origini Cherokee e Cajun. Vive un'adolescenza molto tormentata e a 16 anni è costretta a sposarsi con un uomo molto violento, dal quale nascono 2 bambine. Incinta del terzo figlio, viene contattata da un team di avvocate, tra cui la celebre Sarah Weddington, le quali decidono di portare il caso di Norma in tribunale per affermare il suo diritto ad abortire. L'avvocato Henry Menasco Wade rappresentò lo stato del Texas nel processo, che si è tenuto nel 1970. Nel 1972 la causa approda alla Corte Suprema degli Stati Uniti, concludendosi con una sentenza tenutasi il 22 gennaio del 1973. Veniva chiesto ai giudici che la Costituzione federale riconoscesse un diritto all'aborto, anche in assenza di problemi di salute della donna, del feto e di ogni altra circostanza che non fosse la libera scelta della diretta interessata. La decisione vide l'opinione di 7 giudici a favore e soltanto 2 contrari. Secondo questa interpretazione, ormai accolta dalla giurisprudenza costituzionale statunitense, esiste un diritto alla privacy, inteso come diritto alla libera scelta di ciò che attiene alla sfera più intima dell'individuo. La Corte Suprema riconosce il diritto all'aborto in un'ottica di limitazione dell'ingerenza statale, ma comunque il diritto ad abortire in questa sentenza non è definito come assoluto, in quanto lo Stato avrebbe il dovere di intervenire in alcune circostanze che coincidono con il tempo di gestazione. La sentenza enuncia quindi 2 principi. Innanzitutto, l'aborto è possibile per qualsiasi ragione la donna lo voglia, fino al punto in cui il feto diventa in grado di sopravvivere al di fuori dell'utero materno, anche con l'ausilio di un supporto artificiale. Questa condizione si verifica solitamente intorno ai 7 mesi, quindi 28 settimane di gravidanza, ma può presentarsi anche prima, quindi intorno alla 24ª settimana.
Oppure, in caso di pericolo per la salute della donna, l'aborto è legale anche qualora questa soglia di tempo sia stata sorpassata. Questa sentenza della Corte ha condizionato le leggi di ben 46 stati americani e ha influenzato la politica nazionale statunitense, dividendo gran parte del paese tra pro-choice, per la possibilità di scegliere se abortire o meno, e pro-life, quindi contro la possibilità di abortire, e ispirando anche gruppi di attivisti su entrambi i fronti. Il problema? Ora quella sentenza negli Stati Uniti non esiste più. La Corte Suprema degli Stati Uniti, per la maggior parte conservatrice, con una decisione che rovescia un diritto fondamentale e radicato da 50 anni nel paese, ha annullato la storica sentenza con cui nel 73 la stessa Corte aveva riconosciuto il diritto della McCorvey di interrompere la sua gravidanza, garantendo a tutte le donne l'aborto legale a livello federale negli Stati Uniti. Precisamente dal 24 giugno 2022 ogni Stato americano ha ottenuto la libertà di limitare o addirittura vietare completamente l'interruzione volontaria di una gravidanza sul proprio territorio, con una sentenza shock che recita: la Costituzione non conferisce il diritto all'aborto. La decisione è stata presa nel caso Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, in cui i giudici hanno confermato la legge del Mississippi che proibisce l'interruzione di una gravidanza dopo 15 settimane di gestazione, anche in caso di stupro o incesto. Lo Stato del Mississippi aveva chiesto alla Corte di riconoscere la propria legge e proprio tale richiesta ha innescato l'iter di revisione della storica sentenza del 73. A fare ricorso soltanto l'unica clinica rimasta nello Stato ad offrire l'opzione dell'aborto. Secondo il Guttmacher Institute, in assenza di tale legge, i primi stati pronti a vietare sicuramente l'aborto sono stati ben 26, privando milioni e milioni di donne di usufruire di uno strumento legale che tutela il loro diritto di interrompere una gravidanza. Sono invece stati più di una dozzina gli stati che hanno stilato immediatamente delle leggi che vietano l'aborto e sono entrate subito in vigore. Il ribaltamento della sentenza Roe vs. Wade era stato anticipato già ad inizio maggio 2022, quando era stata diffusa in anteprima la bozza di un documento interno della Corte Suprema, risalente a febbraio dello stesso anno, redatta dal giudice Samuel Alito, che è stata poi confermata come autentica dalla stessa Corte. Questa bozza mostrava che la maggioranza dei giudici era favorevole al ribaltamento della legge, nonostante già soltanto la bozza avesse suscitato vaste polemiche e proteste negli Stati Uniti. Alito ha continuato a sostenere che la Roe Wade è stata sbagliata in maniera eclatante fin dall'inizio, aggiungendo che il suo ragionamento è stato eccezionalmente debole e che la decisione ha avuto conseguenze dannose. Con questa sentenza gli Stati Uniti diventano quindi uno dei 4 paesi negli ultimi 20 anni che invece di sostenere il diritto all'aborto lo hanno negato, unendosi alla Polonia, El Salvador e Nicaragua. Tuttavia sono sempre, secondo quanto riportato dal Guttmacher Institute, i tassi di aborto sono comunque gli stessi nei paesi in cui l'interruzione di gravidanza è legale e in quelli in cui invece non lo è. La decisione, che fino a pochi anni fa era letteralmente impensabile, dopo decenni di sforzi da parte degli oppositori dell'aborto, è diventata realtà grazie a 3 nomine conservatrici dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che è stato il primo a festeggiare lodando la scelta della Corte Suprema. Secondo Trump, infatti, la Corte ha seguito la volontà di Dio, perché questa scelta vuol dire seguire la Costituzione e restituire i diritti. A sostenere l'idea dell'ex presidente è stato invece il leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell, secondo cui la decisione della Corte è stata coraggiosa e corretta, una storica vittoria per la Costituzione e per la società. Mentre secondo l'ex presidente federale, Mike Pence, ha vinto la vita. Nella stessa opinione poi anche il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, l'arcivescovo Vincenzo Paglia, che ha detto: di fronte alla società occidentale che sta perdendo la passione per la vita, questo atto è un forte invito a riflettere insieme sul tema della generatività umana e delle condizioni che la rendono possibile. Scegliendo la vita è in gioco la nostra responsabilità per il futuro dell'umanità. Nonostante alla fine abbia avuto la meglio la scelta dell'abolizione della legge Roe vs. Wade, la Corte non si è dimostrata unanime nella decisione. I voti a favore sono stati 6, quelli dei giudici conservatori, mentre 3 sono stati contrari. I giudici liberali Sonia Sotomayor, Elena Kagan e Stephen Breyer hanno infatti diffuso un comunicato per dissociarsi dalla scelta presa dalla Corte.
Tristemente annunciamo che oggi molte donne hanno perso una tutela costituzionale fondamentale. Noi dissentiamo, hanno dichiarato i tre giudici. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel discorso tenuto proprio nel pomeriggio del 24 giugno 2022 alla Nazione, ha invece definito quello della Corte Suprema come un tragico errore, sostenendo che la sentenza emessa è semplicemente il risultato di un'ideologia estrema che ha riportato il paese indietro di 150 anni, facendolo diventare gli Stati Uniti come un'eccezione del mondo. Il presidente ha poi chiamato il popolo americano ad una battaglia politica contro questa sentenza, perché ora è a rischio la salute delle donne, aggiungendo che le libertà personali e soprattutto il diritto all'aborto sarebbero state in gioco sulla scheda elettorale delle ultime elezioni di midterm. L'invito del presidente era infatti rivolto agli elettori che si sono poi mobilitati nel novembre del 2022, votando per eleggere rappresentanti che potessero successivamente difendere il diritto all'interruzione di gravidanza, come delle altre libertà individuali. Ora la palla passa al Congresso, aveva detto il presidente, promettendo che la sua amministrazione sarebbe stata utile. Permettetemi di essere chiaro e inequivocabile. L'unico modo che possiamo usare per garantire il diritto di scelta di una donna sull'aborto è il ripristino del Congresso di tale diritto con una legge federale. Non c'è nessuna azione esecutiva del presidente che possa farlo, ma al momento al Congresso mancano i voti, quindi gli elettori alle elezioni di novembre devono far sentire la propria voce. Biden ha poi lanciato un appello agli attivisti pro-aborto, purché continuassero a protestare pacificamente. In più si è raccomandato poi di garantire alle donne l'accesso alla pillola abortiva ed altri farmaci approvati dalla Food and Drug Administration per l'assistenza riproduttiva, come ha confermato anche una nota della Casa Bianca. Anche Barack Obama ha voluto sostenere le parole del presidente Biden, esprimendo la sua opinione tramite un tweet come prima reazione alla sentenza. Oggi la Corte Suprema non solo ha annullato quasi 50 anni di precedenti, ma ha anche relegato la decisione più intensamente personale che qualcuno possa prendere ai capricci di politici e ideologi, attaccando la libertà essenziale di milioni di persone, ha dichiarato. Ho il cuore spezzato per gli americani che hanno perso il diritto fondamentale di assumere decisioni informate in merito al loro corpo. Questa decisione avrà delle conseguenze devastanti, ha affermato invece la moglie Michelle Obama, definendo come orribile la scelta della Corte Suprema. Anche Hillary Clinton ha condannato tale decisione, definendola come un'infamia e un passo indietro per i diritti delle donne e per i diritti umani in generale, aggiungendo che molti americani ritengono che la decisione di avere un figlio sia una decisione sacra e dovrebbe rimanere fra la donna e il suo medico. La democratica e speaker della Camera Nancy Pelosi ha invece definito la sentenza come crudele e scandalosa, aggiungendo che alle elezioni di novembre ci sarebbero stati in gioco i diritti delle donne, confermando quanto detto dal presidente Biden. Tra i commenti di oltreoceano invece spicca quello del presidente francese Emmanuel Macron, che ha scritto su Twitter sia in francese che in inglese. L'aborto è un diritto fondamentale per tutte le donne e bisogna proteggerlo. Esprimo la mia solidarietà alle donne, le cui libertà oggi sono rimesse in discussione dalla Corte Suprema degli Stati Uniti. Oggi, quindi, i singoli stati sono liberi di applicare le proprie leggi, facendo ritornare il paese alla situazione che ha preceduto la storica sentenza. Inoltre, la metà degli stati, l'aborto era considerato come un reato, quindi non poteva essere preso in considerazione, qualunque fosse la causa della gravidanza. Inoltre, 10 stati era invece legale solo nel caso in cui la gravidanza costituisse un pericolo di salute per la donna, fosse frutto di uno stupro o di un incesto, oppure presentasse malformazioni fetali. Gli altri 13 stati presentano invece dei divieti cosiddetti dormienti, che sono entrati in vigore entro 30 giorni dal ribaltamento della sentenza, eccetto nel caso in cui la vita della madre si trovi in pericolo. Il Missouri è stato il primo stato ad aver vietato l'aborto dopo la sentenza, seguito a ruota dal Texas, il cui procuratore generale Ken Paxton ha affermato che qualsiasi struttura offra l'interruzione di gravidanza sarà considerata responsabile penalmente. Anche in South Dakota una legge specifica ha reso immediatamente illegali tutti gli aborti, a meno che un giudizio medico ragionevole e appropriato non indichi che l'aborto è necessario per preservare la vita della donna incinta. Per contro, la governatrice dello stato di New York, Katie Hochul, ha dichiarato che l'accesso all'aborto è un diritto umano e che resta accessibile e legale a New York. Sostenuta dal sindaco Eric Adams, che ha dichiarato: a coloro che vogliono un aborto nel paese, sappiate che qui da noi siete le benvenute. Faremo ogni sforzo per assicurare che i servizi riproduttivi restino disponibili e accessibili per voi.
Inoltre, la Apple, la Meta e l'azienda Patagonia hanno dichiarato che si impegneranno a pagare viaggi, alloggi e soprattutto procedure mediche alle proprie dipendenti che dovranno recarsi in un altro stato per sottoporsi ad un aborto, contando sull'appoggio del presidente Biden, secondo cui nessuna autorità locale può impedire ad una donna di recarsi in uno stato diverso dal proprio per abortire. Patagonia ha poi aggiunto che pagherà la cauzione a qualsiasi dipendente che verrà arrestato a seguito di proteste pro-aborto. Già prima della decisione ufficiale, centinaia di persone, per lo più donne, hanno protestato di fronte all'edificio della corte e le organizzazioni pro-choice, Planned Parenthood, Natal Pro-Choice e American Liberate Abortion Campaign hanno denunciato ogni tattica e minaccia di gruppi che usano violenza e distruzione, in quanto impegnate a proteggere ed espandere l'accesso all'aborto e alla libertà riproduttiva attraverso un attivismo che sia il più pacifico possibile. I manifestanti pro-aborto continuano però ad aumentare e ovviamente non è mancata una risposta da parte del mondo sportivo. Sono stati molti gli atleti e soprattutto le organizzazioni sportive a reagire con orrore alla scelta della Corte Suprema e sono state diverse le squadre e le leghe a rispondere in maniera incisiva con dichiarazioni ufficiali. Non si sono infatti tirate indietro la NBA, ma soprattutto la Women NBA, che hanno promesso di garantire alle loro dipendenti l'accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva. Le NBA e le Women NBA credono che le donne debbano essere in grado di prendere le proprie decisioni in materia di assistenza sanitaria e di futuro. E crediamo che questa libertà debba essere protetta, hanno dichiarato entrambe le leghe in una dichiarazione congiunta. Continueremo a sostenere l'equità di genere e di salute, garantendo alle nostre dipendenti l'accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Inutile dire che è stata soprattutto la Women's National Basketball Players Association a reagire alla decisione la Corte Suprema, concentrandosi sul diritto di voto ed esortando le persone a votare come se le loro vite dipendessero da questo, perché in realtà fondamentalmente è così. L'associazione, a meno di 2 ore dalla sentenza ufficiale della Corte, ha dichiarato che questa decisione mostra un ramo del governo che è così lontano dal paese da qualsiasi senso di dignità umana e ha continuato dicendo che dobbiamo riconoscere che quando votiamo è per eleggere i funzionari e per collegare i ponti alle politiche e alle legislazioni che si allineano con i nostri valori. L'associazione ha poi concluso affermando che questa sentenza fornisce un percorso insidioso per i divieti di aborto che rafforzano le disuguaglianze economiche, sociali e politiche e potrebbero portare a tassi più elevati di mortalità materna, sventando i diritti alla libertà riproduttiva per tutti. Tra le atlete della Women NBA che più hanno accusato il colpo c'è stata Sue Bird, che si è detta distrutta a causa della notizia, mentre la sua squadra storica, quella delle Seattle Storm, ha dichiarato di essere furiosa e pronta a combattere. Tanti atleti hanno poi fatto riferimento alla tempistica della decisione, arrivata un giorno dopo il 50° anniversario del titolo nono, la legge spartiacque che ha contribuito ad innescare un boom nello sport femminile, che è durato decenni. E tra le dichiarazioni del mondo NBA spicca proprio quella di Devin Kennedy, ex guardia degli Orlando Magic. Ieri abbiamo celebrato il titolo nono, ha sostenuto il giocatore tramite Twitter. Oggi invece diciamo a quelle stesse donne che non hanno la libertà di prendere decisioni sul proprio corpo. Sto male per voi, sono al vostro fianco. Questo paese deve essere migliore, questa merda è così arretrata. E restando sempre in Florida, anche l'Orlando City, in una dichiarazione congiunta con l'Orlando Pride della National Women's Soccer League, ha affermato che questa autonomia e l'accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva sicura sono diritti umani fondamentali e non negoziabili, e che entrambi i club si oppongono profondamente alla decisione odierna della Corte Suprema. Il rovesciamento della Roe vs. Wade non solo mette a rischio molte persone, in modo sproporzionato quelle appartenenti alle comunità BIPOC e quelle poco servite, ma apre anche la porta a future discriminazioni e violazioni dei diritti civili di altri gruppi emarginati. La difesa dei diritti umani è una battaglia che continueremo a combattere, sia per coloro che sono stati colpiti oggi, sia per coloro che potrebbero essere presi di mira in futuro, hanno dichiarato. Sempre nella National Women's Soccer League, che ritiene la sentenza come una negazione di libertà e uguaglianza, anche il Kansas City Current ha dichiarato di avere il cuore spezzato, mentre l'Oil Rain si oppone ferocemente alla decisione, come anche il Gotham FC, in quanto i diritti riproduttivi sono diritti umani. La sentenza odierna della Corte Suprema nega agli individui di questo paese la piena libertà e l'uguaglianza che sono la pietra miliare di una società giusta.
I diritti riproduttivi sono diritti umani. Finché ogni individuo non avrà le stesse libertà del suo vicino, il nostro lavoro non è finito. Continueremo a far sentire la nostra voce. La National Women's Soccer League è più di un semplice campionato di calcio. Siamo un collettivo che si batterà ogni giorno per ciò che è giusto, recita la dichiarazione ufficiale. E l'associazione delle giocatrici della National Women's Soccer League ha condannato con forza la decisione in quanto scelta che toglie ad una persona il diritto di prendere decisioni sul proprio corpo, un diritto umano fondamentale al centro di ogni aspetto della vita, secondo quanto detto ieri nel tardo pomeriggio. Alcune calciatrici hanno dichiarato di essere completamente contro la sentenza, in particolare la centrocampista Lindsay Horan ha detto di essere scioccata e ha definito questo come un passo indietro per il paese. Anche l'attaccante Megan Rapinoe, compagna di Sue Bird, ha chiesto di portare alla luce la sentenza della corte e si è asciugata le lacrime, descrivendo la giornata come scoraggiante, esasperante e spaventosa. In una dichiarazione che è durata più di 9 minuti, la giocatrice ha sottolineato che la decisione colpirà con maggior forza i gruppi di donne emarginate. Sappiamo che questo colpirà in modo sproporzionato le donne povere, le donne di colore, le immigrate, le donne che vivono con un compagno violento, le donne che sono state violentate da estranei o anche da membri della famiglia, o semplicemente che forse non hanno fatto la scelta migliore, ha detto. E questo non è un motivo per essere costretti ad avere una gravidanza. Esacerberà completamente molte delle disuguaglianze esistenti nel nostro paese. Non rende più sicura nessuna persona, non rende più sicuro un bambino e non rende più sicura una donna. Sappiamo che la mancanza di diritti all'aborto non impedisce alle persone di abortire, ma impedisce alle persone di avere aborti sicuri. La Rapinoe ha poi spiegato che non considera la sentenza come pro vita, indicando altre aree, quali l'assistenza sanitaria, che saranno influenzate dalla decisione della Corte. Non posso sottovalutare quanto questo sia triste e crudele. Credo che la crudeltà sia il punto, perché questo non è assolutamente a favore della vita. Ed è molto frustrante, scoraggiante e francamente esasperante sentire che questa è la ragione per cui le persone vogliono porre fine ai diritti all'aborto e porre fine a questo aspetto vitale della donna. Non solo l'assistenza sanitaria e la sicurezza generale di base in questo paese, ma anche la sua autonomia corporea, il diritto alla libertà e la ricerca della felicità vengono aggrediti in questo caso. Ed è incredibilmente scoraggiante. L'attaccante ha poi sottolineato che la decisione è stata presa da un tribunale che per la maggior parte è composto da individui di sesso maschile e che molti sistemi e leggi che discriminano le donne negli Stati Uniti sono state create da uomini. State permettendo un assalto violento e costante all'autonomia del corpo delle donne, ai diritti delle donne, alle menti delle donne, ai nostri cuori, alle nostre anime, ha detto la Rapinoe. Viviamo in un paese che cerca sempre di scalfire ciò che avete permesso, ciò che avete avuto il privilegio di sentire per tutta la vita. Ha anche l'opportunità di fare meglio ogni singolo giorno. Ha l'opportunità di presentarsi, di far sentire la sua voce, che sia sul posto di lavoro, su Zoom, negli stadi, in famiglia. Non è un problema delle donne, è un problema di tutti. E per concludere il suo discorso, un appello agli uomini che sono rimasti in silenzio circa questa questione. Alzatevi e dite qualcosa, chiede la giocatrice. Anche Billie Jean King, ex tennista diventata poi un attivista, ha definito quello di ieri come un giorno triste per gli Stati Uniti. L'ex general manager dei Philadelphia Phillies, Ruben Amaro Jr., ha invece sostenuto via Twitter che la decisione sia stata unilateralmente ingiusta. Eppure, anche se la maggior parte delle dichiarazioni forti sono arrivate da leghe e squadre femminili, come possiamo vedere, oltre ovviamente alla NBA, anche i Seattle Sounders della Major League Soccer hanno detto che credono nel diritto all'autonomia sul proprio corpo e nel diritto di scegliere. E il loro portiere, Stephen Frey, sostiene che il paese si sta muovendo nella direzione sbagliata. Dunque, il messaggio proveniente dal mondo dello sport è chiaro. Bisogna tutelare e proteggere i propri diritti perché basta poco per perdere la libertà. Ora, un anno dopo che la Corte Suprema ha rovesciato la legge Roe vs. Wade, 15 stati americani hanno vietato la maggior parte degli aborti o li hanno limitati a 6 settimane di gestazione, arco di tempo in cui molte gravidanze non vengono neanche scoperte. Altri 4 stati hanno limitato gli aborti ad un massimo di 12-15 settimane, che è la fase in cui si attua la maggior parte degli aborti, mentre 5 stati si trovano ancora in un limbo legale. Altri 27 continuano a consentire gli aborti fino al limite di vitalità fetale precedentemente definito dalla legge Roe vs. Wade, e quindi circa 23-25 settimane.
Recentemente un divieto di 6 settimane in Iowa è fallito di fronte alla Corte Suprema dello Stato e si prevede un inasprimento dei divieti in Arizona e Florida. La maggior parte dei 27 stati garantisce questi diritti attraverso leggi statali o decisioni delle Corti Supreme degli stati nello specifico. Gli emendamenti costituzionali o i referendum statali sull'aborto, più difficili da rovesciare, sono in realtà piuttosto rari negli Stati Uniti, perché gli stati che non hanno vietato o limitato gli aborti, pur non proteggendoli in alcun modo, sono il New Mexico a guida democratica, il New Hampshire a guida repubblicana, nonché la Virginia e la Pennsylvania, che hanno dei governi divisi. Eppure l'aborto farmacologico è sicuro, semplice e funzionante e offre maggiore privacy di quello chirurgico. Dal punto di vista fisico, l'uso della pillola abortiva permette alle donne di non dover affrontare un intervento chirurgico che può essere invasivo e anche non necessario. Dal punto di vista psicologico, l'aborto farmacologico rende la procedura molto meno traumatica. Allora, perché insistere con altre procedure? La letteratura scientifica stima un'associazione statisticamente significativa a livello di singoli paesi fra l'uso dell'aborto farmacologico e il livello di uguaglianza di genere. E in quest'ottica il ricorso a metodi complessi e non necessari appare nella sua funzione disincentivante e soprattutto punitiva, perché l'aborto deve restare una procedura complicata, dolorosa e psicologicamente anche molto traumatica per scoraggiare l'utilizzo e lasciare un marchio indelebile nella memoria di quelle donne che hanno deciso di non poter portare a termine la propria gravidanza. La ripugnanza morale che alcuni medici o i loro superiori provano rispetto all'aborto influenza quindi anche la procedura scelta. L'utilizzo diffuso della pillola abortiva potrebbe inoltre facilitare l'accesso all'interruzione di gravidanza, che è reso più complicato dalla mancanza di personale ospedaliero per l'alta percentuale di medici che dichiarano obiezioni di coscienza. Questa situazione costringe quindi molte donne a dover uscire dalla propria zona di residenza per poter ottenere un aborto e aumenta notevolmente i tempi di attesa necessari per un'interruzione di gravidanza, esponendole ovviamente a maggiori rischi e complicazioni. Ma se l'obiezione di coscienza nasce per concedere ai medici la possibilità di non dover intraprendere una transazione moralmente ripugnante, oggi le ragioni dietro tale scelta hanno spesso poco a che fare con la moralità individuale. Perché al di là di quest'ultima, hanno spesso le motivazioni più citate riguardano le minori possibilità di carriera, dovute al fatto che la maggioranza dei medici sono obiettori e la corrispondente stigmatizzazione dei non obiettori all'interno degli ospedali. A questo si aggiungono poi la mancanza di incentivi economici, l'eccessivo carico di lavoro e l'inadeguato training medico. Ma nella pratica, cosa comporta tutto ciò? È molto semplice. I problemi di accesso, uniti allo scarso utilizzo dell'aborto farmacologico, spingono molte donne ad autoamministrare illegalmente questa procedura. Da un lato, limitare il diritto all'aborto non riduce il numero effettivo degli aborti, ma spingere donne nell'illegalità. Dall'altro, molte donne preferiscono utilizzare la pillola abortiva all'interno delle proprie mura domestiche, sia perché è meno invasiva di un intervento chirurgico, sia per avere maggiore privacy ed evitare giudizi e umiliazioni da parte del personale medico. Perché le ormai numerose testimonianze riguardo il pessimo trattamento riservato in ospedale alle donne che vogliono abortire si ricollegano alla funzione punitiva e disincentivante della metodologia. E adesso anche del contesto in cui praticare le interruzioni di gravidanza. Per concludere, il quadro che emerge è quello di un paese in cui il diritto all'aborto non è più garantito dappertutto e in cui il modo in cui la legge viene applicata rende l'accesso alla procedura spesso lungo e complicato a causa dell'alto numero di obiettori di coscienza. E la procedura stessa è ingiustificatamente dolorosa e traumatica come conseguenza del ricorso alla chirurgia e dell'atteggiamento scortese e giudicante che molti medici riservano alle donne che vogliono abortire. La ripugnanza morale di alcuni porta a risultati pessimi e inefficienti per molti. Nel caso dell'aborto, in nome di un supporto tutto sommato facile, dato che non genera obblighi specifici in chi lo sostiene, per vite che non ci sono ancora, si compromettono quelle di coloro che già ci sono. La pratica dell'aborto tornerà ad essere clandestina e di conseguenza estremamente pericolosa per tantissime donne americane e in particolare per la loro vita, quella a cui gli antiabortisti dicono di essere tanto affezionati. Bene ragazzi, per la puntata di oggi è tutto.
Come al solito io vi invito a seguire la pagina Instagram di NBA Passion e del podcast, di ascoltare le puntate precedenti e soprattutto di leggere tutti i nostri articoli sul sito. E noi ci rivediamo mercoledì prossimo con una nuova puntata.